Ciao raga, come state? Benvenuti in questo video nel quale risponderemo alle vostre domande scomode che ci avete fatto su Instagram. Che cattivelli che siete stati, ragazzi. Noi di più perché noi dobbiamo selezionare le domande, perché non possiamo rispondere a tutte quante, perché erano veramente scomode. Ed erano veramente tante, quindi ne abbiamo selezionate 10 per ogni canale. Quindi troverete 10 domande scomode sul canale di Luca e 10 Partirei immediatamente con Giulia Koala. Sì, vi è mai capitato di dover correre in bagno, se no ve la facevate addosso? Sì, assolutamente sì. Anche perché io vado in bagno 3, 4, 5 volte al giorno. Meno male che lo dici. Praticamente il bagno ha sempre l'odore di cacca, ragazzi. Ma dai! Dai, perché lui, allora, lo vedete così magro, il suo segreto della magrezza è perché lo odio, ma profondamente dai. Vi prego, donne! Allora, voi che, le donne mi capiscono, pure gli uomini, quelli che dicono sono troppo magro, vorrei ingrassare. No, lui è magro perché va mille volte al bagno! Ma vorrei aggiungere una cosa che... io, in ogni posto in cui siamo andati, ho provato sempre il bagno. E Marta, il bagno di questo hotel era buono? Beh, il bagno del bar era buono? Io che valuto il posto in base al bagno. Comunque, rispondi alla domanda. Gli è capitato di dover correre? Certo, in assolutamente e sì. Io entro dalla porta principale, che è l'unica che si può aprire dall'esterno, e lancio tutto in aria, borse, tutto, giubbotto, e corro dritto dritto in bagno. Sì, ha lanciato tutto e corso, neanche ha salutato i cani. Io lo so. Allora, volete sapere come mi chiama mia madre? Però non so se lo posso dire qui su YouTube. Ma sì. Cagata volante. È vero, lei entra in bagno e un secondo dopo è fuori. E io dico, ma come però fai? Però io soffro di coliche. Io soffro di coliche, quindi mi può capitare di stare malissimo e dover correre in bagno. Andiamo avanti, grazie mille Giulia Koala. Gaia B28, Luca quando incontrerà Diodato? Prima c'è mio padre, saluto. Ossequi, signora Diodato. Prima o poi accadrà questa cosa. Che vi incontrerete, sì. E sarà un giorno molto bello. Mi farò la barba, mi pettinerò a dovere, metterò il completo. Sì. Guarda che poi voglio vedere tutti questi video, mi farà vedere. Io già mi vedo in Calabria a 40 gradi sotto il sole col completo, maniche lunghe, salve signora, tutto sudato. Grazie Gaia. Man Post 99, avete mai fatto una figuraccia davanti al ragazzo che vi piaceva? Ragazzo o ragazza? Sì, ovvio, certo. Io una volta ero ragazzino, ero a Milano, da Mac, stavo mangiando insieme al Dani. Ciao Dani, come stai? A fianco al nostro tavolo c'era sta ragazzina con i capelli con le treccine, bellissima, proprio bella bella. E aveva dimenticato lì il cappellino. E secondo me l'aveva fatto anche apposta per avere una scusa per tornare. Allora io davanti al mio amico gli faccio: guarda, ha lasciato il cappellino, appena torna sicuramente tornerà, vedrai. Certo. Arriva la ragazza: scusa, mi potresti dare il cappellino? Veramente? Sì, io ero timidissimo. Oh no! Ciao, mi piacere Luca. Invece vogliamo dire che cosa mi è successo a me, ti ricordi? No. Ah sì, è vero. Dai, vai, basta che faccio questo. E ride, raccontalo te però. Avevo uno spritz in mano, io non bevo mai, quindi quel po' che bevo a un certo punto vado fuori. Eravamo al centro di Arese, qua un centro commerciale molto conosciuto, e io praticamente sono inciampata su un gradino e mi è volato lo spritz, sono precipitata, ho cercato di prendere lo spritz. È inciampata nel marciapiede. La cosa strana è che si è creato il cerchio di persone, tipo quando cade una vecchiata e che cercavano di soccorrerla. E tutti. E lui che mi faceva: allora, come sei io? Oddio, sono caduta! Sono caduta! E poi tranquillizzare le persone: tutto bene, tutto bene, tutto bene. Grazie, Man Post. Marta Luca My Love, una fanpage. Quando hai visto Marta, cosa hai pensato? E viceversa, ovviamente. Allora, quando... limonarlo. No, io quando ho visto Marta ho detto: wow, che bella ragazza. Beh, allora sicuramente avrà 20 anni. Infatti che vuole limonarlo. Grazie Marta Luca My Love, grazie mille. Leon Pratt 00, avrete figli? Ci sono due domande. La prima, sì, immagino di sì. Non lo sapevo. Vabbè, dai, ne abbiamo allora, già no, parlato. Ieri siamo stati a casa di Vale e Sara, che ci hanno detto che adesso i prossimi siamo noi. Ecco.
ecco. Ho preso in mano il piccolino. Che non bello. Allora Luca non... lui da seduto lo prendeva seduto in prendo braccio, perché braccio aveva bambini, paura. Soprattutto degli altri, perché poi se si smontano è colpa mia. Non vorrei mai. Cosa pensi dei gay e del sesso? Cosa c'è da pensare dei gay? Come dire, cosa pensi... Cosa pensi degli di etero? Infatti è uguale, è non è una cosa, domanda. Non c'è nemmeno un pensiero, è la normalità. Chi pensa qualcosa in realtà, visto dal punto di vista negativo, penso che abbia dei problemi. Ma anche dal punto di vista positivo non ci deve essere un pensiero. Cioè, no, nell'etero non c'è un pensiero, cosa pensi di una persona etero. Ma no, deve essere la normalità. È la normalità, non c'è un pensiero, cioè è giusto, cioè deve essere così, punto. E del sesso? Beh... Del sesso. Cosa devo dirti del sesso? No. Cosa devi dire? Cosa devo dirlo? Cioè, ma che sono stati cattivi pure con le domande sul sesso? Non so, noi fino al matrimonio abbiamo preso questa scelta, signora Deodato, di non consumare la nostra relazione. Infatti. Secondo voi, certo, che abbiamo fatto, a parte che non lo chiamerei sesso perché mi sembra sesso è una roba un po' così. Sembra una roba senza sentimento. Abbiamo fatto l'amore. E c'è molta differenza, l'amore ci sono le carezze, i baci, quando c'è il rapporto non è che poi uno prende, se ne va, se rimane assieme, abbracciati, cioè quello è fare l'amore, il sesso invece è... Ciao Luca Catellani, come stai, tutto bene? Bestemmi? 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 Bestemmi no. Bestemmi? No. No. No, in realtà no. Io per esempio una cosa che chi è del sud sicuramente la penserà come me. I nordici tendono a bestemmiare un po' di più, ce l'hanno un po' nello slang. Perché è un intercalare, è un po' come i bergamaschi dicono pota, un pochetto verso il Trentino. Sì, però noi al sud per esempio per noi è una roba proprio grave. Edona Ardolli, hai mai risposto male a un prof? Dai, sii onesto che tu non è che eri bravissimo. Tu dici, dai, di la verità. Ah, senza l'H, prima di tutto. Visto che parliamo di prof, ah, è così scemo. Sì, è vero. È senza H perché no. Non è verbo. Anche la spiegazione non è verbo. Comunque, hai mai risposto male a un prof? Cioè, se alcuni si atteggiano in maniera un po' stramba e quindi ti viene da. Da rispondere, da controbattere, sì, soprattutto certo. Nella fase della crescita. Adesso, pensandoci su un attimino, lascerei andare delle massive. Vabbè, però, poi mi metti i voti brutti. Perché tu sei un ribelle, Luca. E invece da ragazzino dovevo, non riuscivo a stare. Io me lo ripromettevo, dicevo, stai zitto, il prof che parlava, stai zitto. Prof, Luca Natanzio! Giorgino, hai mai fatto la pipì in mare? Ovviamente sì. Anche vicino alle persone per fargli scherzi. Però non la fa sotto la doccia perché dice che se lui si abitua a fare la pipì sotto la doccia. Mi abito al rumore della doccia. E ogni volta vuole fare la pipì. Anche se non sono sotto la doccia. Tipo Marta va a farsi la doccia e mi scappa la pipì. Quindi volevo evitare questo. Però in mare sì, la faccio. Sì, in mare l'ho fatta. E faccio anche gli scherzi. Cioè? Tipo nuoto vicino alle persone. Dai, che schifo! Riscaldo l'acqua. Non verrai mai, guarda, ti allontanerò. Ecco perché l'acqua è sempre calda quando fa il bagno con me. Ultima domanda e poi continuiamo sul canale di Marta. Sì. Francesco Langella 2008 ci scrive: vi siete mai visti nudi? Per sbaglio. Per sbaglio. Sì, certo. Per sbaglio. Certo. Come funziona quando Marta entra? No, non è vero. Io quando Marta entra in doccia ci sono io che prendo, apro la porta. Vroom. Per caso stai facendo la doccia? No, non è vero. Io mi chiudo. Sei tu che non mi lasci la privacy. Questa cosa la devi capire. Ho bisogno della mia privacy nel bagno. Hai Luca? Chiamato? No, è seria questa cosa. La privacy. E non deve essere... Tu non devi oltrepassare il limite. Marta! La privacy. Marta! Dai! Va bene, raga. Grazie per le vostre domande scomode. E continuiamo sul canale di Marta con altre domande che ci avete fatto. Se volete aggiungere delle nuove domande, scrivetele qui sotto nei commenti che finiranno nel prossimo video. Quindi mi raccomando, siate cattivi abbastanza, sono domande scomode, selezioneremo le più belle e ci vediamo sul mio canale. Quindi mi raccomando, andate a cliccare sul link che trovate in descrizione o nel primo commento. Che c'è? Luca, volete limonare in video? Certo, ovviamente, sì, è quello che... Non c'era questa domanda. Dai, Lu, mi fai male con la barba, ti devi fare la barba, mi pungi. È l'unica cosa che mi rende uomo. Mi pungi, perché non hai peli, guardate. No, sono...
sono glabro. No, no, quello là mi rende uomo. Perché sul petto sono glabro, guardate. Non è che me li faccio, non crescono proprio.